Calcio di punizione che verrà battuto da Andrea Paolucci, sono 5 giocatori dell'Andria in area di rigore, vediamo che Paolucci vede i movimenti dei compagni, spizza in avanti, lo faccia del cuore, la girata di testa è ancora il miracolo del portiere Bavena, occasionissima per l'Andria, il colpo di testa di Paolucci. L'inzuccata di Del Core che in girata all'indietro, un colpo difficilissimo, ha costretto Bavena all'intervento prodigioso, il quinto tiro dalla bandierina per l'Andria, ma Andria vicinissima al vantaggio, il cross al centro, attenzione, siamo ancora lì, respinge la difesa del Portogruaro che può quindi ripartire con Lunati, seguiamo ancora questa azione. C'è Meccariello, Arini non controlla bene, può ripartire, quindi Coppola, lungo il rilancio per De Sena, campo avanti a sé, attenzione, non deve sbagliare la diagonale, giocatore dell'Andria e ci riesce con un po' di fortuna, l'Andria si salva, ma ragazzi che partita in questi primi 25 minuti. Di riproporvi gli highlights del primo tempo, questa si è partito bene, l'Andria è partita bene con questa punizione di Minesso, ben respinta da Bavena in calcio d'angolo, poi Comini è stato uno dei più attivi con alterne fortune, tante le palle messe in mezzo però in maniera imprecisa. Il Portogruaro si ferma su due azioni nella prima metà del primo tempo, però poi l'Andria a prendere in mano, o meglio a tenere sempre le redini del gioco, e quindi vedete, quindi queste le azioni. Attendiamo giusto il gol di Umberto Del Core, vediamo se riusciamo a vederlo, qui un tentativo di Paolucci che termina sul fondo, va bene, non siamo in tempo, allora lasciamo la pubblicità, vediamo di riproporvi il gol di Del Core subito dopo, quando rientreremo per il secondo tempo. Ok, viene stretto, sono sempre in due su di lui, la palla al limite Del Core, se la porta avanti, il destro incrociare, la palla in rete per il vantaggio dell'Andria, Umberto Del Core ha bucato la porta di Bavena quando siamo giunti al 27esimo. Ammutolito l'impianto di Portogruaro, mentre ci sono anche qui in tribuna dei tifosi dell'Andria pronti, che sono subito corsi vicino la rete di recinzione dello stadio di Portogruaro a festeggiare il gol del vantaggio dell'Andria. Bellissimo, un colpo di biliardo questo di Umberto Del Core al minuto 27, lo stop e la girata al limite dell'area che non ha lasciato contesa scampo. Qui vediamo. Questi sono gli alessi del secondo tempo, aveva iniziato bene l'Andria con Contessa, poi subito c'era stata la risposta, qui la rete fallita da Fedi, poi con l'ingresso di Della Rocca, Portogruaro pericoloso con gli inserimenti, soprattutto come in questo caso di Coppola, qui Comini un po' egoista, è questo il gol che del pareggio del Portogruaro, vedete alla fine. Un rimpallo con Ragni che non vede la sfera e si avventa sul pallone d'Amico. Qui la grande occasione, la traversa colpita anche da Arini, e l'Andria che torna a casa con un punto che fa morale. Adesso ci sono le vacanze di Natale e tanto tempo per pensare a quello che sarà il futuro. Dallo stadio Mecchia di Portogruaro è tutto, ricordiamo il finale, Portogruaro e Andria 1-1.